Piccolo recap di quello che è successo fino ad ora con il Pepe Game. Siamo attualmente nella stagione 2022-2023, quindi siamo nella seconda stagione di vita del Pepe Game. Pepe Game che abbiamo creato come squadra da una stella e mezza con un'età media piuttosto giovane, perché di fatto tranne qualche ultra trentenne gli altri erano tutti quanti sotto i 26 anni. Come obiettivo mi ero prefissato il riuscire a salire in Zweite Bundesliga già alla prima stagione, per poi magari farne un paio in Zweite Bundesliga migliorando pian piano la rosa e infine salire in Bundes, fare un paio di stagioni per arrivare all'Europa e poi avere l'Europa alla fine come ultima annata che corona questo viaggio. Tuttavia il primo anno è andato una merda, perché su un campionato con 20 squadre siamo arrivati tipo undicesimi, decimi. Ma siamo arrivati decimi perché nelle ultime 6 partite di campionato ne abbiamo vinte 5 e pareggiata una. Altrimenti saremmo arrivati sedicesimi. E quindi, insomma, capite bene che non era una gran cosa. Siamo riusciti a migliorare sensibilmente la squadra. Da un lato abbiamo dei giocatori che erano già presenti nella squadra, tipo Brink, tipo Dickman, tipo Maier, tipo Pululu che è arrivato come 68 di overall. Gli altri invece, eccezione fatta per Maina che l'abbiamo comprato per 4-5 milioni da una squadra di championship inglese oppure di League One, che qualcuno nei commenti di YouTube ha detto: "Tier, ma la League One è quella francese?" No, quella è la Ligue 1. Quella che ti devo dire io è la Ligue 1, le Ague One, ed è la terza serie inglese, quindi la serie C. Comunque, la squadra che abbiamo creato grazie al mercato degli svincolati è la seguente. Per essere una squadra di dritte Bundesliga, cioè una squadra di serie C, siamo dannatamente OP. Anzi, siamo OP anche per la Zweite Bundesliga, quindi per la serie B tedesca. Perciò oggi il mio obiettivo è quello di finire la dritte Bundesliga e poi andare a giocare tutta la Zweite Bundesliga. E siccome tecnicamente dovremmo venire promossi alla fine di questa serata, domenica / settimana prossima potremmo iniziare la Bundes. Io direi di cominciare andando a giocare contro l'Osnabrück. Se dovessimo vincere oggi potremmo già vedere la... Guardalo qua che bello! Lo striscione gigantesco Pululu 10, il nostro capitano! Quanto cazzo è bello. Comunque, scusatemi. Se vinciamo oggi, potremmo vincere matematicamente. Anzi, vinceremo automaticamente il campionato. E al di là del fatto che Pululu potrebbe battere il record di gol nella competizione, spero si veda anche la premiazione. Ecco, è quello che voglio dire. Non mi interessa che ne faccia 31. Mi basta che riesca a farne anche 28. E direi di fargli fare il 25esimo qua. Entrando col sinistro, spostandocela e piazzandola dal limite. Quasi quasi. Ci dedicheremo al mercato puntando soprattutto sugli svincolati e successivamente andremo a fare l'anno in Zweite Bundesliga, non dico simulandolo tutto, ma quasi, così come quasi quasi segnava il nostro numero 10 il nostro capitano Afimico Pululu. 1-0 Pepe Game sull'Osnabrück e non poteva non essere lui a mettere il timbro in questa partita decisiva che potrebbe regalare il primo effettivo titolo ufficiale alla nostra formazione. 25esimo gol in campionato. Oh, puntiamo al poker. Pokerino tattico. Sto giocando da PS5. Perché da PC, per quanto mi sarebbe piaciuto, purtroppo la versione PC è l'equivalente della versione PS4. Io volevo provare le nuove feature. Uff! Uff! Doppio miracolo di Diogo Costa! Il triplo miracolo di Diogo Costa! Con la panza ne ferma 3. Maier. Palla per Sima, che tocca per Pululu, con il destro! Tutto facile per il numero 10, tutto facile per il Pepe Game, che colpisce ancora una volta in contropiede, il miglior modo in cui attaccare. Ancora una volta è lui, Afimico Pululu, contropiede studiato benissimo. Palla per Sima, che vede un Pululu tutto solo. Non la stoppa neanche. Calcio di prima intenzione e insacca il 2-0. Sì, la prossima stagione voglio cambiare la maglia, quella per la Zweite Bundesliga, e mi ispirerò alle magliette che aveva fatto, non ricordo il nome dello user su Reddit. Pululu, che giocata nello stretto. Si era liberato di due difensori e ha scagliato un sinistro importante che però è stato deviato in angolo dal portier. Cross in mezzo, bravo Brink, la tiene lontana, bravissimo Brink. Via in contropiede con Sima. Dentro il pallone per Pululu che è scattato. Afimico Pululu c'è. Verso la tripletta. E il record eguagliato di gol in dritte liga. Tripletta per il numero 10. Afimico Pululu, che con la sua tripletta firma l'ufficiale vittoria in dritte liga
del Pepe Game. 3-0 del Pepe Game sull'Osnabrück. I giocatori esultano. Il pubblico esulta e credo che sia perché abbiamo ufficialmente vinto il titolo. Tripletta di Afimico. Giro di applausi per tutti quanti. Bravo Pepe Game. Minchiale. Beh, io in effetti, adesso che ci penso, ho fatto un'offerta dal valore di quasi 370 milioni allo United per strapparmi il region di Messi su FIFA 21 col Wycombe. Beh, l'ho preso. Clappers in chat, voglio vedere. Yes, la premiazione. Capitan Pululu alzerà. Ma guarda che c'hanno addirittura il trofeo fatto bene. Madonna. Capitan Pululu che per la prima volta alzerà un trofeo, il primo di tanti, si spera. Oh, olè! Afimico. Afimico. Forza Pepe Game. Basta. Possiamo skippare tutto il resto. Va bene, va bene. Ma come migliore in campo De Oliveira? Ma sei scemo? Ah no, Pululu 10. Allora perché mi fai vedere De Oliveira? E ragazzi, sapete qual è il premio per aver vinto la dritte liga? Il fatto che ci si possa sabbare gratis con Amazon Prime Gaming. Splendori, controllate se avete un account di Amazon Prime disponibile, collegato alla vostra account di Twitch, e abbonatevi, è gratis, non costa nulla. In cambio avrete tante cose belle come nessuna pubblicità, immunità al chat rallentata, la possibilità di partecipare ai sub day, il server disc, insomma, sub! Fatela! Wow, minchia, guarda Linton Mina con 12 assist in 32 partite. Ma che bravi! Abbiamo il top marcatore, il top assistman, con Dickman terzo, quarto, pardon. Terzo a pari merito, in realtà. Pululu con 5 assist, ma che bravi! Va bene, direi che abbiamo visto tutto quello che dobbiamo vedere per questa stagione, quindi concludiamola alla grande, arrivando all'ultimo gioco. Minchia, 4-0 contro... L'Erzberg contro la seconda in campionato 2-1. Oh, chiudiamo con una win streak. San Paoli pareggio, peccato. Magdeburgo, che sono quelli che ce ne hanno suonate all'inizio, 4-1. E infine rimanga Santo lo Zwickau, contro cui dobbiamo andare a simulare. Punteggio fiducia che cala. Ma questi qua sono scemi. Sono proprio scemi. Thomas Made lo lascerei lì. Asmael lo tengo. Viding no. Rutli via. Jan Made in... Oh ma no, l'Estonia. Signori, l'Estonia top posto, top luogo in cui andare a scoutare i giocatori. Manca l'ultima partita, quella contro lo Zwickau. Andiamola a simulare velocemente con la nostra formazione titolare. Oh, 3-0. Maina e doppietta di Pululu. Pululu che quindi direi ha concluso il campionato con il record di gol della dritte liga, vero? 87 punti in 38 partite, ottimo. A più 23 dalla seconda, il San Paoli che sale nuovamente in zweite Bundesliga dopo essere stato retrocesso la scorsa stagione. Minchia, 32 gol per Pululu. Ha chiuso con un record, cioè l'ha sbriciolato. La previsione era 31 gol, ne ha fatti 32 in 37 partite. Valore mercato 40 milioni? Pululu 40 milioni? Comunque, mo' finito il campionato, vorrei dare un'occhiata alla mia rosa per capire se c'è qualcuno da rinnovare con questi soldi che ci mancano, anche in vista dei prossimi anni, Allora, Graf si ritira e quindi può andare a farsi fottere. Fischer è un difensore centrale, possiamo trovarne uno migliore. Köhler, stesso discorso. Nsakala, stesso discorso. Poi Simon Kier, 1 anno e 2 mesi. In realtà non è calato così tanto. Invece il suo valore di mercato sì. Ma possiamo usarlo come pedina di scambio per prendere un buon giocatore. E poi degli altri c'è qualcun altro da rinnovare? Non mi sembra. Non penso. Anche perché l'unica persona che vorrei rinnovare è Pululu. Ma Pululu ci dura altri 3 anni con uno stipendio di 5.000 a stagione. Il suo valore è aumentato del 558% durante la stagione. È diventato un 79 di overall. Io non vorrei dire. La finale di Champions Atletico Madrid-Napoli.
Minchia, le semifinali erano OL, Atletico, Napoli e Tottenham. A cazzo proprio. Vediamo invece la Europa League. L'ha vinta il Milan battendo il Barcellona. E infine l'ultima, lo Sporting Lisbon. No, la Roma sconfitta. Che sfiga. Attenzione, UEFA Champions League. Oh, no. Vabbè. Oh, simpatizzavo per le squadre italiane, mi sembra giusto. Che cazzo mi significa che hai questi quattro attaccanti? Con Belotti che non gioca neanche, vabbè. Mancini venduto come? Chi è che mi ha mentito ieri sera? Non doveva esserci il riscatto. Non era in diritto di riscatto, era secco. Oh cazzo, quindi anche Petr. È che non ho salvato prima. Se no lo avrei richiamato dal prestito. Ma che merda. Ma mo richiamo Petr. 500 euro. Vabbè, per 500 euro. Non lo ricompro. Non mi serve un 69 di overall. Dico soltanto che è bullshit. Che merda. Non posso salvare! Allora, piano. Se mi esonerano, prendo l'ultimo quick save che ha fatto in automatico il gioco. Gli obiettivi prefissati erano di... Cioè, capisci che perché ti ho avanzato 300.000 euro tu ti stai incazzando troppo? Tu sei scemo. Qualcosa va fissato, perché non va bene, signor FIFA, non va affatto bene. Addio a Mancini, è stato bello, cazzo. Ci siamo fatti scappare un talentino dal 70 di overall praticamente per meno di un milione. Rosico, ma che ci puoi fare? Prendiamo il torneo che ci dà più soldi. Vediamo. Abbiamo circa 10 milioni di budget quest'anno, quindi un paio in più rispetto all'anno prima, ma non è un granché. Ora, che cazzo vuole la società? Ah, giustamente. Modifica squadra. Giustamente, dobbiamo modificarlo. Signori, direi di aumentare lo stadio come dimensioni. E di passare a uno stadio da 25.000 posti? 28.000 posti? Bello questo. Ma molto sudamericano. E quindi è giusto così. Lo stemma rimane invariato. E direi adesso di provare a fare le magliette come erano state proposte dal post sul subreddit. Vediamo se ce la riusciamo. Queste sono le due maglie che prenderei con Puma. Per un anno, l'anno di Zweite. Tanto non giocheremo mai con ste maglie. Quindi perché le sto rifacendo? Va bene, teniamo queste allora. Buono. Avanti. Toc toc. Vediamo cosa vuole la dirigenza, mo. Ci ho provato, raga, ma non era fattibile basarsi sulle maglie del ragazzo del Reddit. Mi spiace, ma purtroppo. Quindi, questo è l'anno di Zweite Bundesliga che inizieremo così. Ci serve un terzino sinistro, due difensori centrali, di cui uno sarà un free agent e uno sarà comprato scambiandolo con Kier. Esterni sinistri siamo a posto, Cox siamo a posto. Esterno destro me ne serve uno. E un ATT. Ok, Vuskovic secondo me potrebbe essere un buon acquisto. Zalai è andato a Levante. Potremmo dover essere costretti a offrire una cifra compresa tra 12 milioni e mezzo e 12 milioni e mezzo per avere qualche possibilità di chiudere la trattativa. Ah ok, allora se ho così tanto margine di trattativa allora ci sto. Andiamo a proporglielo. Contatto per acquistare. Proprio scambio diretto. Scambio secco. Difensori centrali Simon Kier per Vuskovic. Hanno lo stesso valore di mercato. Hajduk Spalato. Lo so che me lo vuoi dare, vero? E vai. Buono. Buono. Hanno lo stesso valore di mercato. Certo, Kier ha circa 5 overall in più, ma è vecchio. Sta regredendo. Vuskovic è giovane, cresce. Quindi senza spendere neanche un centesimo ci mettiamo bene. Ok, cruciale Vuskovic, ci sto. 5 anni di contratto, spero che a te vadano bene. Perfetto, niente clausola recissoria. Accettiamo. Vuoi 9.900? Guarda, bonus rate inviato 370.000. Ah, tiè, benvenuto. Benvenuto, minchia, ci ha chiesto pochissimo. Bene, quindi abbiamo risolto il problema riguardante il difensore centrale. E possiamo togliere tutti gli altri. Quindi ottimo acquisto quello di Vuskovic. Certo ci siamo indeboliti, ma è una cosa da... diciamo, è un acquisto lungimirante. Uno di uno completato, ma non me lo dai come completato davvero. Ma allora FIFA sei buggato, ma che colpa ne ho io? L'ho fatto. Allora, andiamo a vedere direttamente gli svincolati. Io adesso non sto cercando un portiere perché effettivamente mi serve. Sto cercando perché magari...
riusciamo a portarci a casa un buon giocatore da poi rivendere. Allora, guardiamo i ruoli che effettivamente mi servono. Quindi, difensore centrale, svincolato. Vai, cerca al massimo, poi li smezziamo per età. Ma questo Chestor, non se... Ah, beh, è un 76. Vabbè che se vuole pochi soldi, Chiellini me lo prendo per un anno, eh. For the Lulz. Ma come? Carl Piergianni. Fra, non puoi farmi Piergianni di cognome, però. È tipo illegale in 47 stati. Ehi, ex Bologna. Dai, vieni, vieni. Vieni a giocare da noi. Breno Duarte. Rizza Turmisi, vieni da papà. Che hai fatto grandi cose nel Wycombe. Minchia, Lazar, quello che giocava nel Palermo. Poi cosa mi serve? Un esterno destro. Abbiamo già preso Felix Paslak. Madonna, Paslak doveva diventare il nuovo Piszczek per il Borussia. Non è mai successo, se lo trovo svincolato qua, vero? Non posso iniziare a prendere i giocatori tanto per le meme. Già o me stesso? Non esageriamo. Townsend non so perché sia svincolato, perché comunque ex Crystal Palace va benissimo. E infine mi serve un attaccante. Inizieranno ad esserci un botto di rigen in giro. Anderson sembri potenzialmente interessante. Florin Andone. Andone su FIFA 15 era buono. Me lo ricordo. Colidio, aggiungi. Lo so che non li sto scoutando per ora, ma nel caso in cui... O meglio, quando finirà di scoutare gli altri, li facciamo scoutare questi. Ramiro Galeano. Bellino Ramiro Galeano. Grazie Abdul for live, se... Allora, Pemi Mumbagna lo prenderei giusto per il nome. Zirkzi. Ed è libero. Caio Jorge come terzo è un po' sprecato. Zirkzi però... Raga, cioè... Nel senso... Zirkzi svincolato quasi quasi, ma sapete che quasi quasi... Roy Manai? Ray, non Roy. Mariano Diaz? What the fuck? Devo unire un altro meme. Fottuto Joel Poyampalo, che mi ha carriato 27 carriere di fila. Fammi mettere di nuovo tra i 21 e i 30 per i... Più che tra i 21, fai tra i 19 e i 27. C'è qualche cock interessante. Ah, yes. I cock interessanti sono quelli tra i 19 e i 27, ragazzi, ricordatevelo. Andiamo ad avanzare fino a quando arrivano i primi resoconti. Poi avanziamo finché non arrivano tutti. C'è già la prima partita di campionato a luglio. Ma frate, ma come a luglio? No, hanno già firmato un botto di persone. Tipo un TT allo Stoccarda. Zirkzee è andato... Ah, dovevo muovermi. Poi devo far cagare Chestor. Chestor fa cagare. Non so se prendere Chiellini e usarlo per uno scambio. Però con chi uno scambio? Capite che non c'è nessuno che possa valer la pena prendere. Ma sai, ma forse in realtà posso sempre prenderlo. Venderlo non posso farlo subito. Proviamo a prendere Chiellini. Ruolo squadra, turnover. Mi dispiace, non ti posso dare cruciale. No. Controfferta è importante. Cruciale, vuole Chiellini. Va bene, ti do cruciale. Tanto al massimo non ti prendo per tenerti. Ti prendo per cacciarti via immediatamente. Stipendio, ti posso dare 10.000... con 90.000 di ingaggio. Ok. Anche a Giorgione Chiellini che viene al Pepe Game e che subito potremo riutilizzare per ottenere qualcuno di migliore. Ma intanto per la prima partita direi di giocare così. Senza Chiellini, senza nessun altro. Proprio puliti puliti. Questi sono i giocatori che mi scenderanno in campo dal primo minuto. Simulo perché voglio prima occuparmi del mercato. Quindi 3-2-1, simulazione veloce contro il Karlsruhe. Oh, ottimo esordio. Ottimo esordio con le reti di ovviamente Afimiko Pululu, seguito da Maier. Maier che continua a fare il suo, nonostante tutto. Ma lo Schalke è ancora in Serie B. Vabbè. Poi partita contro... Ah, vediamo chi c'è dell'attuale Bundes o di buone squadre. L'Hannover, il Paderborn. Minchia, il Monaco 1860 ha resistito l'anno scorso. Il Düsseldorf, il Colonia, lo Schalke, il Greuther Fürth,
Il Darmstadt, il Dresda. Belle squadrette. Va bene, simuliamo anche contro il Regensburg. Altra vittoria facile, facile. 3-0. Meina Dickmann Pieznak. Pino. Bravissimi, bravissimi. Due vittorie nette. Due vittorie nette. E grazie a Gatto Grasso per il quarto mese di resub. 4 come centimetri del mio pipo. Al che io ti dico, ma frate. Erzgebirge che dovremmo far fuori anche. Facile, facile, vero? Al pelo. Gol all'89esimo di Sima per salvarci. Ancora Pululu. Premi torneo, non mi interessa. Ok, stanno arrivando un po' di resoconti. Perfetto, abbiamo 11 milioni che possiamo usare per prendere un difensore centrale usando Chiellini come pedina di scambio. In realtà non sono arrivati i resoconti su tutti. Mi interessano quelli che ancora non hanno una squadra. Allora, che volendo possiamo andarci a prendere. Abbiamo Prieto dalla Spagna come terzino sinistro di riserva, che quasi quasi mi porterei su. Oppure prendiamo Felix... Ah, Felix Paslak come starno adesso di riserva. Paslak sicuro. Allora... Tanto Paslak direi di prenderlo e usarlo come esterno destro di riserva al posto di Maier. Per ora va bene così. Poi al massimo uno dei due... O meglio, lo cacceremo via col prossimo mercato. 12.005. Ok, hai un bonus di ingaggio un po' altino, se permetti. 100k ed è tuo. Perfetto. Quindi Felix Paslak preso. E abbiamo il nostro esterno destro di riserva. Come COC abbiamo giusto Gonzalves, Castanos e Edera. Come difensore centrale potrei prendere Chiellini come usa e getto, oppure cercare di utilizzarlo. Ah, cazzo, un attaccante ci serve. Mi servono un terzino sinistro e un attaccante. Prieto è il migliore. E provare a prendere Juvarà. Ottima idea, Nick. Per lui spendiamo un po' di soldi. Sporadico, tanto c'hai davanti un bastardo come De Oliveira, che è bello tosto. Ok, accetta. 5 anni di contratto per Prieto. Che ci sta, benissimo. Ignora la clausola accessoria. No, non la voglio. Piuttosto ti pago leggermente in più rispetto a quello che ti avrei dato io di base. Quindi ti do 6.900 il Mao. Anzi, giusto per le meme, giusto che perché fa ridere. 69 69. E ti do 420 69 di ingaggio. Che lit player, raga. Se accetta è un player super lit. Grande, accetta. Che cosa ridicola. Scusatevi. Scusatevi, sono un coglione. Norimberga. Ciao Karima. 1-1. Pareggio 76esimo. Peccato. Beh, prima o poi dovevamo fermarci, quindi va bene così, va bene così. Pogle, io vi gioco con Bernardeschi falso 9, ho visto. Bene. Raga, quanti gol fa Bernardeschi? Come 4 ne fa. Omobamidele. Allora, vediamo se uno di questi vuole Chiellini. Vogliono 6 milioni e mezzo. Vaffanculo, nessuno che vuole Giorgione. Perché non volete Giorgione? È troppo vecchio. E ha 2 anni di contratto sul groppone. Dai, dai che ci caschi che sei un pepegotto. Forse è una cosa stupida adesso farlo. E ci siamo! Va bene, andiamo a prendere Omobamidele. So che è rischioso perché tutto sommato non ha un grande overall per ora, ma cresce nell'arco di un annetto, quindi direi che per il prossimo anno in Bundes stiamo messi bene. Perciò diamogli 7.500 con 60.000 di bonus di ingaggio e ci siamo, vero? 9.300, 86.000, reti inviolate 10 a posto, vieni. Ma sai che quasi quasi tratta... Ti mando in prestito, magari poi torni. Nel frattempo giochi e non sei scontento. Offri senza diritto di riscatto? Un anno? Accetta. Stipendio? Guarda, invece che... Perché mi dà fastidio la suddivisione fatta in questo modo. 50 e 50 ci siamo. Va bene, a posto. Ragazzi, lo mandiamo in prestito, almeno non si lamenta. Tanto è una stagione che non dico andremo a simulare tutta, ma... Quasi. Anche l'Inter che prende Scott McTominay e Kubo. Dove cazzo vuole andare l'Inter con Scott McTominay e Kubo? Oh no! He's back! È tornato! Il mio incubo è tornato! Posso passare una carriera allenatore senza ritrovarmi Kevin Lasagna contro? Che tanto io lo so già che appena giocheremo contro l'Hannover e quella partita la giocherò...
Minchia, Kulusevski all'Ester per 105 milioni. Beh, minchia. Al massimo cercheremo di investire questi 11 milioni nel mercato di gennaio. Perché per ora qua non siamo riusciti a fare un cazzo di niente, di nulla. Quindi va buon così, va buon così. Allora, 4 anni di contratto mi stanno bene. Ignora clausola rescissoria. Direi che ci sta. E ti posso dare 9.500. Fai 9.000. Magari si può contrattare. Per 11.000 è tuo. Ho dovuto fare lo spilorcio per 500 euro. Va bene. Al massimo reinvestiamo Colidio in uno scambio più avanti, tipo per Zirkzee. Andiamo a dare un'occhiata alla rosa, o meglio alla panca. Chi dovrebbe starci dentro Colidio? Fuori Pino. Felix Paslak c'è. Buono. Salva le modifiche. Per il resto dovremmo essere più o meno uguali allo scorso anno, no? Bene, ora doppia partita. Prima contro lo Schalke. Noi proveremo oggi i nuovi arrivati, cioè Vuskovic, e poi farò entrare anche gli altri a partita in corso. 3-2-1. Cominciamo. Esordio tra l'altro anche con le nuove divise. Cioè, usare Chiellini per prendere Omobamidele forse, anzi è stato sicuramente uno spreco di soldi, ma... Che botta! Amadou! Dal limite dell'area! Fa partire un bolide che si infila in alto alla sinistra di Ferman. Che lecca all'incrocio. Proprio la prende, guarda la porta e scarica un destro. Che da lì è pure il piede sbagliato se vuoi tirare sul secondo palo. Ma non esiste giusto o sbagliato se la palla entra. What a screamer. Team name 99091022. Grande, top squadra, team name 99090012. Come ogni tanto mi fa ridere, c'è il subreddit che si chiama tipo Software Gore, che mi fa morire, perché ogni tanto si bugga in maniera super ridicola. Tipo sai nei questionari, no? Dove devi inserire nome, cognome, età, gender, cose varie. Cioè all'opzione gender le opzioni erano sì e no. E tipo... Sì? I guess? Ciao Angelus, buonasera! Attenzione, Mehmedi, dentro per Mendil. Che prova al sinistro, mio Dio, che pezzo del terzino dello Schalke. Gran gol, bello il passaggio di Mehmedi, non c'era nessuno a coprire. Ha provato a recuperare Brink. Ma non ce l'ha fatta, gran sinistro. Amadou controlla bene, lo gestisce alla grande. Nella propria metà campo quasi. Dickman, dal limite, piazza al destro, respinge il portier. Maier! Alla linea di fondo. Pallone che sbatte sull'esterno del palo e finisce sul fondo. Che tristezza. Sì, ma si alza la palla sul destro. Ferman con la respinta. Maina in scivolata. No, arbitro, giuro che non ho toccato nessuno. Arbitro, giuro che volevo cercare la palla, ma ho trovato il malleolo. Ma perché se l'è spostata? Non c'entra niente. Pululu, ancora lui. Largo. No, dovevi allargare per Maina. Perché hai cercato al centro? Sì, puoi aspettare adesso i giocatori in mezzo che dovrebbero alzarsi. Che non so però se Gabriel Jesus lo sia, perché io non gioco a Ultimate Team. Butler col sinistro. Madonna, che botta di Butler. Cioè, ha caricato il super tiro. Lì ho provato ad avvicinarmi con Brink. Ho sbagliato io il tempo dell'uscita. Vuskovic dove cazzo stava? Vabbè. Bülter, neanche Butler. Guardate quanto stanno chiusi in difesa i bastardi. Sono in 17. Dove minchia entro io? Ecco, ho trovato il gol dalla distanza, se no... Cioè... scemo! Possiamo riprenderla. Basta muoversi nel modo giusto. L'uscita perfetta di Gonzales. Dickman, devi uscirmi. Dentro Felix Paslak. E direi dentro anche... Colidio. Ah, orco can. Proviamo Colidio. Che può giocarmi anche come COC, quindi non è male eventualmente. Fisicamente e a livello di statistiche ci sta. Ora con i cambi vediamo se qualcosa cambia, per l'appunto. Anche a livello proprio mentale. Maina, cambio di gioco. Bellissimo per Felix Paslak. Col destro. Porca puttana. Che lancio di Maina. Che lancio di Maina. Telecomandato Andrea Pirlo. Chi? What? What? 2-2. Felix Paslak appena entrato. Ma che lancio di Maina. Porca troia. Bellissimo.
Sotto la traversa, al numero 23, appena arrivato, svincolato, Pululu, Sima, la tiene Sima, largo per Paslak, ultima opportunità per il Pepegaim, cross lungo, la prende Fermane, signori, 2-2. 2-2.